L'arte fa parte della mia vita da quando ero piccola, in modi diversi. Dipingere, fare ceramica, esibirmi, cantare mi veniva naturale. Passavo spesso davanti al conservatorio. Quando aprivano la finestra li sentivo cantare e io rimanevo lì a guardare. E c'era questa grande gara vocale fra tutti i paesi asiatici. Vado in quel conservatorio e dico: io canto, voglio che mi insegnate per prepararmi per quella competizione. Mi rispondono: ok, vediamo come canti. E mi metto a cantare. È stata una grande esperienza. Ho vinto un premio come artista speciale ed è così che sono stata ammessa al conservatorio. All'inizio del terzo anno la mia famiglia si è trovata in difficoltà economiche. A 18 anni sono venuta a Dubai per lavorare per aiutare la mia famiglia. Quando sono arrivata a Dubai e ho cominciato a lavorare e a scambiare esperienze con altri artisti di paesi diversi, mi sono resa conto che stavo imparando molto di più qui di quel che avevo imparato a scuola o all'università. È allora che mi sono resa conto di trovarmi nel posto giusto, dove potevo davvero realizzare il mio potenziale. Insegnavo musica e avevo una gran voglia di cantare. Dal mio balcone avevo la vista del Burj Khalifa e immaginavo che i blocchi del Burj Khalifa fossero scalini da fare per raggiungere l'obiettivo di cantare. Alla fine ho avuto un contratto con la lounge più alta del Burj Khalifa come cantante residente. Mi sono esibita per celebrità come Hugh Jackman e altre star dello sport e della musica. Quindi lavoravamo tutti i giorni cantando in luoghi diversi, era fantastico. Poi è arrivato il Covid-19, basta divertimenti, basta musica. Allora mi sono rimessa a dipingere e mi sono resa conto di conoscere l'arte, l'insegnamento e gli spazi. Allora perché non combinare il tutto e creare qualcosa in cui permettere ad altri di liberare la creatività, godersi un'esperienza culinaria e divertirsi. Questa è stata l'idea alla base di Art Femme. Facevo il pieno ogni settimana, ogni evento faceva il tutto esaurito. Art Femme è diventata una destinazione dove andare il weekend. Quando sono arrivata a Dubai 5 anni fa non avrei mai immaginato di diventare un'imprenditrice. Dubai mi ha sorpresa in modi inimmaginabili. Non vedo l'ora di scoprire quali altre sorprese ha in serbo per me.